La comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico fatto partecipato da privati cittadini, piccole e medie imprese o comuni e municipalità che risiedono, che sono nella zona in cui vi è un impianto fotovoltaico o comunque un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che è stato progettato, costruito a favore di questa comunità energetica rinnovabile, i cui membri a questo punto possono avere il beneficio di avere energia elettrica prodotta da questo impianto, energia elettrica prodotta a bassa emissione, e quindi lo scopo non è il lucro di questa comunità, ma lo scopo è appunto la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per soddisfare i fabbisogni della comunità rinnovabile stessa. I vantaggi delle comunità energetiche rinnovabili sono indubbi. Intanto, prima di tutto c'è la possibilità di dividere tra i membri, tra i partecipanti di questa comunità rinnovabile, la spesa per un impianto più grande di quello che io potrei mettere magari nella mia singola abitazione. Questo genererà sicuramente un fattore scala per cui posso installare un maggior quantitativo di kilowatt a un costo minore. Il vantaggio ulteriore è quello di aumentare quanto più possibile l'autoconsumo, aumentando il bacino di chi consuma quell'energia prodotta, sicuramente aumento la possibilità di autoconsumo, quindi riduco il quantitativo di energia elettrica che inietto in rete, quindi riduco i problemi per la rete e vado a massimizzare l'autoconsumo, quindi a velocizzare di più il ritorno dell'investimento, perché dobbiamo ricordarci che io ho un guadagno quanto più riesco a autoconsumare l'energia che produco, perché l'energia che autoconsumo sono tutte spese che avrò in meno. Un altro ulteriore vantaggio è quello economico derivante dagli incentivi. Lo Stato incentiva, riconosce un bonus a quella che è l'energia elettrica prodotta all'interno di una comunità energetica rinnovabile. Svantaggi? Beh, sicuramente è uno svantaggio quasi vorrei dire psicologico, cioè il fatto che io non ho il mio impianto, ma condivido l'impianto con altri, condivido le scelte con altri, quindi c'è l'idea di comunque dover partecipare a una visione condivisa di una gestione di una cosa che in questo caso è appunto l'impianto per la produzione di energia elettrica. Le comunità energetiche rinnovabili hanno avuto una loro concretezza anche dal punto di vista del nome, della formazione e quant'altro dal 2018-2019 con due direttive europee. Devo dire che in Italia noi ci eravamo mossi, forse una delle poche volte in cui ci siamo mossi anche un po' in anticipo, già dal 2017 si è iniziato a prevedere queste forme di condivisione della produzione di energia elettrica. A questo vantaggio temporale però non è seguita una così ampia diffusione. Devo dire che ad oggi siamo intorno alle una ventina di comunità energetiche rinnovabili a livello italiano, però ci stiamo muovendo bene, stiamo un po' accelerando in tal senso. Naturalmente a livello europeo è più veloce la cosa, a livello europeo, soprattutto nel nord Europa, si è partiti molto prima ed è un tipo di soggetto giuridico che esiste già da più tempo in questa forma. Devo dire che possiamo fare ancora meglio, spazio per migliorare ce n'è sempre, ce n'è molto, però credo vi siano ad oggi delle condizioni che permettono una maggiore diffusione. Certo, bisogna andare verso alcune semplificazioni che sono necessarie per fare in modo che diventino delle forme di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili più appetibili.